Buongiorno, oggi a Palermo è una grande festa, il ricordo, la celebrazione del ritrovamento delle reliquie di Santa Rosalia, che salvò poi Palermo dalla peste. Ci siamo una bella processione, poi c'è anche il festino, il cosiddetto festino, dove migliaia di palermitani si riversano al centro storico, al Foro Italico specialmente. Ma a noi interessa San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa. Si chiamava Giovanni Fidanza. Nacque a Bagnoregio, Viterbo, nel 1218. Bambino fu guarito da San Francesco, che avrebbe esclamato: «Oh, Buonaventura!» Gli rimase per nome ed egli fu davvero una buona ventura per la Chiesa e per l'ordine francescano. Studiò a Parigi e durante il suo soggiorno in Francia entrò nell'ordine dei frati minori. Insegnò teologia all'Università di Parigi e formò intorno a sé una reputatissima scuola. Nel 1257 venne eletto generale dell'Ordine Francescano, carica che mantenne per 17 anni. Con impegno al punto di essere definito secondo fondatore dell'Ordine. Ricordo che ha scritto che i frati devono prepararsi, devono studiare. San Francesco diceva non ha importanza se studiano o non studiano, ma è importante che lavorino. Studiare per non raccontare favole. Poi un certo frate che ce l'aveva con lui per la sua severità lo definisce come un falco con le unghie lunghe a lacerare, ce l'aveva con lui, anche perché aveva ordinato anche ai sacerdoti di lavare i piatti e i panni. Lui era sacerdote e non gli è più piaciuto. Scrisse numerose opere di carattere teologico e mistico. Importante fu la leggenda Maior, biografia ufficiale di San Francesco, che ebbe il torto di far distruggere tutte le biografie antecedenti, a cui si ispirò Giotto per il ciclo delle storie di San Francesco. Fu nominato vescovo di Albano, cardinale e cardinale. Partecipò al secondo concilio di Lione, che grazie anche al suo contributo segnò un riavvicinamento tra la Chiesa latina e la Chiesa greca. Proprio durante il concilio morì a Lione il 15 luglio del 1274. Vediamo il Vangelo che è dedicato per noi francescani a San Bonaventura e San Matteo, capitolo 5, versetti 13-19. In quel tempo Gesù disse: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moccio, ma sopra il candeliere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e diano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti? Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento.
In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota, un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà gli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore, Vangelo che abbiamo proclamato. Viene letto per la festa di San Domenico e anche in questo senso la festa di San Francesco. Amici sulla terra e amici anche nel cielo, nella gloria. Questo brano lo possiamo dividere in due parti. La prima parte, quando parla, voi siete il sale della terra e voi siete la luce del mondo. Questa affermazione di Gesù e questo complimento a tutti i cristiani si può benissimo attribuire sia a San Domenico che sia a San Francesco. Generalmente a San Domenico si attribuisce la luce del mondo, la luce. E San Francesco è il sale della terra, l'umiltà che scompare ma condisce tutti i cibi. Ed è la luce del mondo che sta proprio in alto per illuminare tutti gli uomini. Non si può benissimo attribuire a San Domenico, nel senso che grande predicatore. Ma anche San Francesco, predicatore semplice ma sostanzioso, San Domenico più colto, ma anche quello efficace. Questa è la prima parte. La seconda parte, Gesù dice una cosa molto essenziale, che non è venuto ad abolire la legge e i profeti, ma a dare compimento. E dice quella famosa frase: verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota, una letterina, o un segno della legge, senza che tutto sia compiuto. Quindi non si toccherà nemmeno una parola, non si cambierà nemmeno una parola del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento. E dice: chi insegnerà queste cose? O meglio, chi dunque trasgredirà queste cose, la sua dottrina, e insegnerà gli altri a fare altrettanto? Sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Invece che lo osserverà e li insegnerà agli altri, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Ecco, quindi San Bonaventura, stiamo celebrando il suo ricordo memorabile. E non solo ha esercitato la vita cristiana al massimo con grande eroicità, ma l'ha insegnato agli altri. Allora, considerare grande nel regno dei cieli non significa nel paradiso, ma sulla terra. Così chi, perché è considerato minimo e l'altro grande, come ci fossero differenze, oppure chi trasgredisce queste cose e insegna a fare agli altri, nella Chiesa, ecco, il regno dei cieli sulla terra, viene considerato minimo, detto insignificante. Cosa insegna? Non insegna niente. Anzi, con la sua vita, se dovesse insegnare qualche cosa o le parole, nella sua vita distruggerebbe tutto l'insegnamento di Gesù. Quindi
queste che essere considerate minime o grandi, vale su questa terra. Ed sono parole dure che il Signore, parole anche consolanti, per quelli che trasgrediscono o insegnano per altrettanto, è una pena, una disgrazia. Mentre chi insegna, che pratica ed insegna le cose di Dio, è grande e sarà ricordato per sempre. Pace e bene. Con San Bonaventura e San Francesco. Una benedizione francescana e domenicana. Per l'amicizia che c'era tra San Francesco e San Domenico, ma anche per l'amicizia che attraverso i secoli i domenicani hanno avuto verso i francescani. Tant'è vero che mi costa che quando c'erano a San Francesco hanno inni e letture ancora più ricche di come facciamo noi nell'ordine francescano. Tanto ci vogliono bene. E San Domenico noi celebriamo quello che la Chiesa mette dinanzi alla nostra considerazione. Quindi una benedizione doppia, quella di San Francesco e quella di San Domenico, una serafica e l'altra cherubica. Il Signore sia con voi, il Signore vi custodisca, vi protegga. Signore, faccia risplendere su voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Signore, rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente per quelli che non hanno né la luce né il sale del Vangelo. E possano essere gli ammalati terminali, disperati, possano essere anche quelli che l'assistono, che abbiano luce e sale, e per tutti i bisognosi, i poveri più poveri, che sono sotto le bombe e nella carestia, e noi che stiamo affrontando la pestilenza, perché possiamo seguire Gesù come sale che condisce tutte le vivande e sparisce, e come luce che deve risplendere su tutti gli uomini, e che gli uomini vedano le nostre opere buone per glorificare il Padre che è nei cieli, in compagnia della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Bonaventura, San Francesco, l'ho detto, tutti i santi e tutti gli angeli con il capo San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Pace e bene. Siamo sempre nella gioia e nella testimonianza della soavità e benignità di Dio in Gesù Cristo, nostro Signore.